ATP della Val Gardena, siamo in chiusura della seconda giornata. Oggi si sono disputate 9 partite per i singolari e 4 per i tabelloni del doppio. E vediamo cosa è successo con i risultati di quest'ultimo tabellone. E sono passati al secondo turno Bucca e Stachowski, che hanno eliminato Meffert e Putz 7-6-7-6. Sono passati Kulhof e Tosic, che hanno eliminato gli italiani Grassi e Motti 6-2-6-2. E sono passati Dustin Brown e Christopher Kaas, che hanno eliminato gli altri tedeschi Andreas Beck e Philipp Pechner 6-4, 6-7, 10-8 al super tie break. Eliminata anche la coppia italiana Federico Gaio, Patrick Prader, dal Klaski e Krajicek 4-6, 6-1, 10-6 al super tie break. Sentiamo cosa hanno detto i vincitori a fine partita. After the first set you had fear? Yeah, I mean they played a really good first set, that's doubles, the format the way it is, it changes very quickly, so we just try to, slow it down and serve and give ourselves a chance, and it worked out okay, but yeah, it's always tough using a first set in doubles. Then you have the second round with Borgo and Lopez Perez, you know them? Yes, we know them very well. Well, most guys know each other in the tournament, I would say, so yeah, we know Enrique pretty well, he's a good player, Spanish guy. Dangerous player in singles, dangerous player in doubles, and we're looking forward to it, so it's going to be a good battle. Okay. Thank you. In conclusione di serata, l'incontro fra Andrea Seppi e Matteo Donati, bellissimo match che ha praticamente concluso la giornata. Sentiamo Seppi a fine match. Andrea, bellissimo match, abbiamo scoperto che sei bravissimo anche come calciatore, ma puoi avere un altro futuro. Sì, ci ho dato la marchetta. So perché l'arbitro non mi ha dato il punto, non si è capito bene, no, scherzo, comunque penso sia stato un buon primo turno comunque, anche perché lui sicuramente gioca un buon tennis e comunque da una settimana che ho giocato pochissimo e insomma trovarmi subito comunque abbastanza a mio agio non era male. Penso che ho subito molto bene oggi e quello penso mi ha aiutato anche in certi momenti. In alcuni momenti sembrava che non andavi al 100%, sembrava che... No, però faccio un po' fatica, devo dire, non so, non c'ho più il fisico di una volta. No, nel senso, se mi sento un po' lento sulle gambe, però penso sia normale, insomma, alla fine stagione e, come ho detto, questa settimana ho tante robe da fare, così fuori dal tennis, quindi non mi sono insomma, preparato al meglio, diciamo, però come ho detto, come prima partita mi è piaciuto molto. Grazie mille.